scritto una filmografia davvero leggendaria, una filmografia leggendaria e per certi versi paradossale, costellata di innumerevoli incompiuti. Di fatto, gli ultimi 20 anni della sua carriera furono caratterizzati dalla ricerca disperata di finanziamenti per realizzare i suoi film. Welles ha fatto l'attore in pessime produzioni di cassetta, ha fatto la pubblicità ai vini californiani, ha fatto di tutto per cercare di finanziare il suo cinema. Escluso da Hollywood in modo irrevocabile, non si è mai arreso all'inattività e fino alla fine ha continuato ad elaborare progetti, raccogliendo una quantità incredibile di materiale inedito e incompiuto. Materiale di cui ci offre una testimonianza The One Man Band, un film presentato all'ultimo Festival di Venezia. Un film che vedremo in anteprima televisiva fra qualche minuto. Ma prima vi proponiamo un documento eccezionale, il primo film del grande Orson Welles, un 16 mm della durata di pochi minuti. Welles lo girò nel 1934, quando aveva soltanto 19 anni. Il titolo è The Arts of Age. Lo stesso Welles, nel libro intervista di Bogdanovich, un libro in una imitazione di Werner Kraus, l'interprete del gabinetto del dottor Caligari. Il film, girato in occasione di un festival teatrale, è una sorta di charada surreale. Oltre al Caligari, sono citati altri classici dell'avanguardia europea, di Courtauld e En Chien Andalou di Buñuel. Sono questi i modelli del primissimo Welles, che è una specie di improvvisazione avanguardistica. In realtà, come ha notato giustamente Truffaut, più che un film d'avanguardia, The Arts of Age è una sorta di parodia dell'avanguardia storica. È uno scherzo pieno di inventiva, uno scherzo che rivela peraltro alcuni segni di un talento che non avrebbe tardato ad esplodere. E, se vogliamo, si riconoscono già alcuni elementi caratteristici del futuro cinema di Orson Welles. Per esempio, il gusto per il travestimento, l'eccesso, la deformazione espressionistica delle immagini e anche l'ossessione per la vecchiaia. L'ossessione per la vecchiaia che è un po' il filo conduttore di tutto il cinema di Orson Welles.
La macchina da presa e un tavolo di montaggio portatile hanno costituito il bagaglio fisso di Orson Welles nelle sue peregrinazioni da un paese all'altro in cerca di fortuna, in cerca di basi finanziarie per realizzare i suoi film. Ovunque si trovasse, Welles voleva essere nella condizione di poter girare e montare, nella speranza di portare a termine almeno qualcuno dei suoi progetti, i suoi famosi progetti incompiuti. E nel film che sta per andare in onda, Oya Kodal, che fu la compagna di Welles, il giovane regista sloveno Vassili Silovic ci danno un saggio della quantità e della qualità dei materiali inediti e incompiuti degli ultimi 20 anni di Welles. In occasione della presentazione a Venezia di The One Man Band è stato annunciato che le 2 tonnellate di pizze dell'archivio Welles sarebbero state depositate al Film Museum di Monaco per essere ordinate e restaurate. In attesa di poter vedere questi materiali in versione integrale, The One Man Band ci offre una serie di frammenti di questo archivio wellsiano. Frammenti tutti troppo brevi, ma tutti di folgorante bellezza. Citiamo fra l'altro un trailer inedito di F4 Fake, spezzoni della coppia lavoro del Mercante di Venezia, o di The Deep, un giallo esistenziale, e poi brani bellissimi di The Other Side of the Wind, con un superbo John Huston come alter ego di Orson Welles. Vedendo questi materiali si acquista la certezza che in questo work in progress mai concluso, in questa incompiutezza dell'opera di Welles, ci sia in fondo il segreto di una grandezza che non abbiamo ancora finito di scoprire. Buona visione.